Allora, ringrazio Bianchi in quanto anche padrone di casa, lo ringrazio per le parole, per le parole mi fanno sempre piacere, però sicuramente, soprattutto ai giorni nostri, è vero che magari ci sono io e Pietro Belli che tutte le sere quando si avvicina la gara facciamo tardi, ci impegniamo, telefoniamo, capito? Però da soli non potremmo andare da nessuna parte. Soprattutto, ripeto, ai giorni nostri, un rally, una manifestazione come un rally è talmente articolata, talmente complessa, mette in gioco talmente tante situazioni, luoghi, eccetera, che ha bisogno, non bastano due persone. Tutte le persone che sono coinvolte, agli amministratori locali, alle persone che ci danno un aiuto, ai commissari di percorso, ai cronometristi, alla direzione gara. È l'insieme di tutte queste persone che permette che una gara come il Rally dei Laghi si possa svolgere. Quando proponiamo cose nuove, quando con l'entusiasmo da appassionati, da piloti, cerchiamo di trovare situazioni nuove, è chiaro che il nostro entusiasmo non basta, serve che poi qualcuno recepisca quello che vuole essere il nostro messaggio, quello che può essere la nostra passione, quello che può dare questo tipo di manifestazione, e di conseguenza l'applauso, ripeto, va a tutte quelle persone. Mi stavo dimenticando, nel senso che poi avrei parlato dopo, ma è giusto anche che ci siano loro, anche gli sponsor, anche quelli che ci permettono di creare una gara con tutte le sicurezze che ci sono dietro, con tutto il personale che occorre, con tutte le situazioni che permettono poi una gara di sì, partire ma anche di concludersi e di proseguire. Ci inorgoglisce essere alla 21ª edizione, è chiaro che le cose diventano sempre più difficili, organizzare un rally diventa a volte anche una sfida, a volte ci si demoralizza un po' perché insomma i costi sono alti, le problematiche sono tante, a volte non si vuole, però ripeto, poi quando si incontrano persone come Bianchi, come il sindaco di Caravate, ai quali ci presentiamo magari anche a agosto, insomma, magari a pensare ad altre cose. Quest'anno il rally fondamentalmente si svolgerà su una giornata, diciamo la gara, chiamiamola classica, con le sue solite quattro prove da ripetere, ormai prove storiche come il Cuvignone, la Brianna, la Tedesco e la Secchia Terni. Anche su queste prove, per quanto classiche, per quanto ormai ripetute in un senso o nell'altro, con il prodotto, un altro, eccetera, avranno delle piccole novità, con il Cuvignone leggermente più lungo, quindi avrà un pochino più di discesa. La Valganna stessa, che si allungherà e correrà come qualche anno fa, a finire. Oppure la stessa Alpe Tedesco, che verrà leggermente accorciata. Chiaramente abbiamo il sette termini che essendo una prova che ha un inizio ben preciso e una fine precisa non ha possibilità, diciamo, di sviluppi, ecco, questa è una prova che ormai è diventata classica ed è così ormai penso da sempre. La novità vera del 2012 è la prova spettacolo di Caravate. Abbiamo trovato piena collaborazione e da questa collaborazione è nata questa prova, la chiamiamo spettacolo, anche se è una prova classica, è una prova in linea, con un inizio e una fine ben distinti, non è una prova cosiddetta di seguimento. Ma perché la chiamiamo spettacolo? Perché per la sua conformazione, per come è fatta, permette al pubblico
piena sicurezza, vedere quasi un chilometro di prova, ma soprattutto la parte più spettacolare di questa prova speciale. Si svolge alle spalle della cementeria di Cittillo, della Coce, che già anche loro con la... sempre Caravate. Il comune comunque è tutto Caravate, ecco, la vediamo in questa piattina, e con la Coce ci ricordiamo già da diversi anni per il discorso del parco assistenza. Ecco, al nostro parco assistenza siamo riusciti a creare questa prova che unisce strade non più utilizzate, diciamo, nella viabilità ordinaria, strade del comune di Caravate e strade provinciali, sempre del comune di Caravate, che messe insieme creano appunto questo percorso. La zona ingrandita dove c'è il passaggio spettacolare è tutta circondata da guardrail, tutto da prati, con il fossato prima della strada. Abbiamo previsto parecchie inversioni, rallentamenti, eccetera. Quindi lo spettacolo di sabato, anche in considerazione del fatto che siamo nel posto del parco assistenza, quindi anche una cosa che raramente succede, gli stessi meccanici, i preparatori, comunque le assistenze e anche gli stessi concorrenti potranno vedersi una parte di prova, perché la partenza, diciamo, il parco partenza è previsto in quella zona azzurra sotto la cima di Covacel, quindi in quel parcheggio è previsto il parco partenza, le vetture escono, per questioni regolamentari devono fare un passaggio in pasta assistenza, dopodiché costeggiando la ferrovia sotto il ponte, quella la strada su chi la conosce che arriva dove c'è il villa a Cittillo, di sotto parte la prova speciale. Ci sono delle deviazioni lungo quella strada che sembra lentina, però. Il commento è abbastanza semplice, mi sento un po' responsabile nei confronti di Andrea Isabella di averlo spinto proprio, lui e Pietro Bella che hanno fatto un paio di serate e hanno spinto moltissimo per volere questa regolarità sport, perché mi sembrava tecnicamente una cosa bella unire dalle macchine moderne, le macchine che hanno una tecnologia completamente diversa da quelle che correvano in tempo. E quindi abbiamo scelto la tipologia di regolarità sport perché la federazione crede che è l'unica tipologia che si può accompagnare a una gara rallistica, perché altrimenti era più facile organizzare una regolarità turistica, che era meno impegnativa per Andrea, per gli organizzatori, insomma, diciamo un po' Andrea perché è sempre lui il mio interlocutore. Però sembra che stia avvenendo una discreta competizione, come si vede. Le macchine della regolarità seguiranno un toto il rally, quindi anche per loro avranno a che fare proprio con delle belle prove, con delle prove lunghe, con delle prove che hanno una tecnica veramente, veramente eccezionale. Quindi spero che ci sia si è parlato di avere un 30 macchine, perché poi dopo altrimenti diventa magari ingestibile la cosa, 30-35, spero che Andrea si trovi a dover rifiutare alcune iscrizioni, perché io ci credo. Chiedo scusa a lui, a Pietro Bene, agli altri, io quel giorno lì, disgraziatamente, purtroppo ho un impegno sportivo a cui non posso assolutamente derogare e non sarò presente. E questo mi dispiace veramente, perché l'anno scorso, con la scusa della sicurezza, da solo mi sono fatto tutto il rally e gli dico ancora il piacere di guidare, io non un grosso pilota, però vengo dal rally. Per il resto, cosa volete che gli dica? La federazione è contenta, siamo in un momento drammatico per la storia dell'automobile, la benzina alle stelle, tutto, la situazione di tutta la nazione sotto gli occhi, tutti i giorni siamo in crisi, quindi anche le competizioni sportive stanno soffrendo. Però non bisogna mai dimenticarsi, e io lo dico sempre, del valore aggiunto di qualsiasi tipo di competizione. Non dobbiamo fermarci a vedere la competizione sportiva in se stessa, ma il valore aggiunto che la competizione ha, qualsiasi competizione. E anche le nostre competizioni motoristiche, che magari danno un po' più fastidio. Grazie veramente a tutti.
per anni sapete che mi conosce, che io ho diverso questo Rally. Poi ho dovuto fare una scelta tra direttore di gara e commissario sportivo, però ce l'ho nel sangue, quindi mi dispiace proprio quel giorno lì di non poter essere presente, però col telefonino sempre a giro, sempre. Grazie a tutti voi. Lo mettiamo in stand by, lo mettiamo in stand by, lo mettiamo in attesa, perché tra poco farà la sua seconda parte. Non tanto per la fare, ma verrà chiamato. Ma che bello aver sentito parole che interessano enti locali. Abbiamo sentito parlare a lungo del comune di Laveno Monveno come esempio di ospitalità. Noi ringraziamo oltre che il sindaco, la signora Graziella Giacoli, ma anche Roberto Bianchi, che prima ha preso la parola, ma anche Pierluigi Costantini e Marco Brunella, che sono presenti qui in sala, nella sala consigliare di Villa Fruva. Grazie per averci concesso questa dimora storica del comune di Laveno per questo evento, ma non solo, perché poi il 31 marzo e il 1 aprile presidieremo, riusciremo ad essere padroni noi, tra virgolette, naturalmente per poche ore, della comune di Laveno, essendo qui in questa sala la direzione gara e nelle sale vicine la segreteria, la sala dei colometristi, dove c'è la sala stampa. Io direi di far esprimere dal sorriso alle parole una signora che qui se la gode, che qui si sta godendo la celebrità, perché lei è impegnata nel sociale, in politica, politica vuol dire impegno, e perciò il sindaco di Caravate, la signora Daniela Sposa. Grazie per aver fatto lo stesso. Vi premetto però che è stato un gioco facile. Io questa sera vedo un sacco di persone giovani, quindi immagino tutti appassionati e partecipi al Rally. Gioco facile in tutti i sensi. In prima parte perché mi ricordo gli anni in cui si correva sulle curve del Budiglione per vedere passare le macchine, quindi non profani da quello che può essere la passione per il Rally. Secondariamente a livello proprio di ente locale, di politica, come diceva anche Bianchi, perché non offrire le opportunità di spettacolo, le opportunità per i cittadini anche di conoscere il Rally, quelli che magari non vanno all'Arte Tedesco, al Pomiglione o dove c'è la prova vera e propria, ma che possono avere la possibilità di vedere cosa fa una macchina nel percorso del Rally, come affronta le curve, come si comporta. E il fatto di poterlo fare in sicurezza, meglio ancora, perché abbiamo fatto un giro con Sandro per vedere se era fattibile il percorso, se era una cosa a tutti i livelli possibile, per cui per noi è stata un'opportunità, quindi non la colgo come un piacere fatto, ma proprio un'opportunità per tutti noi di poter far dare un'offerta in un momento dove non ci stancheremo mai di difficoltà. Ovviamente gli enti locali non sono sponsor. Gli enti locali sono solo propositori, sostenitori, il famoso patrocinio che viene dato volentieri per manifestazioni che consideriamo di valore attivo. Quindi da una parte devo dire che ripeto che è stato un gioco facile anche dare la risposta in breve tempo, perché l'ho considerato un'opportunità e un'offerta. Quindi mi auguro che sarà sicuramente un bello spettacolo, io ci sarò, ci saremo, quindi 15 giorni, non è che ci voglia molto. Ecco perché abbiamo scoperto dove andavano, ma erano top, tra virgolette, le vittime tecniche, le vittime auto che uscivano strada, si fermavano, perché 24 chilometri erano davvero troppi. Erano città di Pomiglione e che si effettua la mattina. Presto, si va per lì esattamente, dando uno sguardo alla tabella di distanza e tempi non ancora pubblicata, dovrebbe essere effettuata alle ore 8:20, quando l'umidità sul terreno c'è più che mai e le prime vetture a transitare sono quelle che ambiscono la vittoria assoluta. Perciò alle 8:20 del mattino, ancora con pneumatici e soprattutto in linea,
clima atmosferico ancora senza dubbio freddo, e poi viene effettuata come ultimissima prova della serata, che potrebbe essere la decisiva alle 15:40. Prima ci auguriamo qua più la temperatura più alta rispetto alle 8 del mattino, ma ormai con sia il fisico del pilota e del navigatore che poi la vettura con alle spalle sul gruppone, diciamo, tutto l'intero percorso di 260 km e 74 km con la speciale, spero tutti quanti molto regolare, ma dunque con le concessioni non dimentichiamo che il rispetto e l'espressione migliore della passione proprio passa attraverso il rispetto delle regole. Rispetto delle regole che se un chilometro va chiuso per effettuare un test deve essere avvisato il proprietario della strada, non solo avvisato, ma che la concessione regolare ci sia. E questo, se il nostro sport in cui crediamo, in cui amiamo da tanti anni, vogliamo che sia ripetuto per altri tanti anni. Ed è una vecchia regola che non è unica, stiamo sempre parlando della domenica per aprile. E a questo punto è breve, ma particolarmente esitosa anche la Valgana, 6 km 850 metri. E qui c'è una novità, la novità di quest'anno è l'allungamento sul paese degli affreschi. Non solo racconta il paese degli affreschi, anche questa è la sede, alcuni di voi se lo ricorderanno, di un passaggio delle rally a Civarese in velocità, sto parlando, non solo il trasferimento, ma oggi si transita anche a Boarezzo per il desiderio della comunità proprio del comune di Boarezzo. Vuol dire una battuta in più a questo proposito. Il comune che ha gradito, anzi ha invitato a passare verso le proprie strade. Sì, esatto, hanno. Mentre l'anno scorso la prova si fermava proprio agli ingressi di Boarezzo, quest'anno ci hanno detto che se volevamo... Proprio tra i chilometri mezzo più insidiosi, perché discesa, non proprio regolare l'asfalto, e da tenere d'occhio davvero. Dopo il video da Marzio, che vedete lassù in zona Forcorella, dice, ecco, da quel video in poi la prova è particolarmente da, direi, da solista del volante, da chi è capace davvero. Il percorso è tutto assolutamente sicuro. Poi dopo la prova di Valgana e la prova più breve, quella d'Alpe Tedesco. L'anno scorso ASD Lario, il dentro organizzatore, ha voluto ritornare sull'Alpe Tedesco grazie anche a una collaborazione con l'ente locale, cioè qua sul mondo il comune che addirittura terrà la tavola in bandita, diciamo così, simpaticamente senza... Eravamo a 5 km e 500 metri, ora siamo a 4 km e 900 metri. Alpe Tedesco raggiunge quasi 1000 metri allo scollinamento di Quasso, ha organizzato un'accoglienza, direi, della simile a quella di Ravenna, non bene, insomma, la massima accoglienza. Ecco, qui vediamo la cartella, la tabella di distanze e tempi che racchiude, è un po' un record, secondo me, quello della compattezza e della brevità. 260 km, raccontate 74 km di prove speciali, è difficilissimo da trovare. Pensate, solitamente, dando lo sguardo alle carte polverose, dato lo sguardo all'edizione più lunga del Rally AC Varese, 480 km. Non solo perché era su un giorno e mezzo, questo è su un giorno e mezzo, ma erano addirittura 19 prove, ma allora erano gli anni 80. Dove era possibile distrarsi e anche allungare il percorso a piacimento. Comunque questa è la massima dimostrazione di come l'ST Lario ha voluto compattare al massimo per contenere i costi, perché sappiamo bene che le auto costano anche in quelle in gara, e il trasferimento e prove speciali sono davvero da mantenere il più possibile contenuto dal punto di vista dei costi. L'arrivo, non dimentichiamo, era almeno alle 17 del giorno domenica 1 aprile e non si ripetono così come si succedono nel primo giro. Cioè il primo giro è con 1.700 europeo di quell'anno. Quindi già sono subito passata la qualità e prima lo chiamavamo in causa, un bel applauso a Beppe Fregugna. Sei stato tra i primissimi a iscriverti, perciò merita davvero un grande applauso. Qui siamo passati ai tempi, pensate, ora è responsabile di Skoda Motorsport Italia, Zanche. Abbiamo fatto una miscellanea, diciamo, tra passato, presente e pensiamo anche futuro. Ha un futuro aperto per Gavassi, complimenti. La tua passione non ha limiti.
appena disputato il Monte Carlo storico, e con quell'avventura sarà qui al Rally dei Laghi. È un onore per noi. Speriamo, se ne mettono a posto che poco vorrei qui. Speriamo di essere. Comunque il Rally dei Laghi è il Rally Alci Varese, l'ho disputato un po' di volte, tanti anni fa, parliamo sempre dei anni 70 e degli anni 80, e interessanti. E mentre giravo ho trovato degli amici che erano vicino alla, dove si faceva le verifiche, hanno detto: ma tu pensa che sfida questo qua? Il pilota si è slogato una caviglia e c'è il navigatore che è disperato che voleva fare il Rally di Lugano. Allora, io parlo molto bene tedesco per ragioni mie, questo pilota che era austriaco, gli ho detto: ma se il tuo navigatore vuole fare il rally, se vuoi lo porto in giro io. Così, senza aver provato un metro, mi sono fatto il Rally di Lugano gratis, due giorni e due notti di gara, poi alla fine abbiamo avuto un problema di motore, però è un aneddoto, una delle tante cose che chi ha fatto per tanti anni il rally può mettersi lì, segnare e poi scrivere un libro. Cosa hai capito correndo in mezzo agli orsi bianchi, agli orsi e alla neve del Monte Carlo? Era un tuo obiettivo da almeno 40 anni, dicevi? Sì, vabbè, era un obiettivo che c'era sui banchi di scuola, quando a 15 anni, 16 anni si vedevano quelle macchine che facevano le di Monte Carlo, poi per una serie di ragioni sempre legate a quel problema economico di cui facevo un piccolissimo accenno prima, non si era mai riuscito a realizzare, e quest'anno sono riuscito a realizzarlo. Oltre che come pilota in veste di sponsor della scuderia, praticamente siamo riusciti a radunare 12 vetture, tra cui il vincitore dello scorso anno. C'è da dire che il Rally di Monte Carlo non è un rally, ma una gara di regolarità media, per cui bisogna, durante le prove speciali, in ogni punto, in ogni metro della prova speciale, in teoria bisognerebbe avere la stessa media. Loro tirano una media di 49,7, 45,2, 46,4 a seconda delle prove speciali. Poi ci sono 6-7 rilevamenti a sorpresa, nascosti, ripresi con... E che sensazione ti dà di ritornare sulle strade di Cuglione e di Sette Termini, ma con una chiave storica e di regolarità? Beh, quando mi hai chiamato per invitarmi, devo dire che hai risvegliato un fuoco che stava sotto le ceneri, ma che era lì pronto a riaccendere. Spero solo di poter rimettere a posto rapidamente, perché non avendo fatto il Monte Carlo storico, ho spuntato tutto il trasporto della macchina, quindi un po' un groviglio di fili, quindi darò una risposta nel giro di 2-3 giorni. Beh, queste prove qua, il Cuglione, io quando ho cominciato a correrci sopra, forse adesso l'ho dimenticato, ma lo sapevo a memoria, era un po' un piccolo tour de corsa, se non c'era quel tratto prima del bivio di Sant'Antonio per riposarsi con la Fulvia, con l'auto bloccante, non si poteva finire la prova. la macchina che avevo io era una macchina molto aveva anche una Stratos con 14, ma era un po' diverso. E niente, poi purtroppo l'evoluzione da una parte, i costi spropositati che hanno raggiunto le macchine, quando ho venduto la Stratos, quello che ho preso non compravo il cambio della 037, per cui ho smesso di correre. Però con questo invito potrei anche rimettermi, dato che, come giustamente dice l'amico Giuseppe, gli anni sono pochi, abbiamo appena passato i 40, credo, una cosa del genere. Guarda Tito, vedi? Tito e sfida, fidanza. Grazie. Voglio ricordare che Tito Cane è stato il vincitore del primo rally a Alci Varese e ti aspettiamo, non puoi mancare. Che bello sentire da Beppe Fremuglia che lui ha corso tante gare vincendole ed erano gare mondiali. Sì, perché le ha corse. Un meccanico corre, non sto dicendo sciocchezze, il meccanico corre, non dimentichiamo, che con Topran e con Team a livello internazionale Beppe ha iniziato a dare buon esempio. Da lì in poi continuo esempio, ma soprattutto sei passato dall'altra parte, cioè da pilota, ad esempio, sulle responsabilità. Da Clio Williams sempre più in su.
Sì, ho fatto diversi anni come meccanico nel mondiale e niente. Correvo già prima di andare alla Hawaii in Top Runner. Dopo continuavo sempre andare in giro a fare le gare, però la mia passione era la medaglia. Quindi con sacrifici e tutto quello che c'è dietro sono riuscito a accumulare del buon budget per poter fare i campionati e andare avanti a fare il resto. La vittoria, te la ricordi solo un anno e mezzo fa, insomma due anni fa, diciamo, nel 2010, te la ricordi e come l'hai costruita? Ma spero di costruirla anche quest'anno, perché ci tengo davvero a vincerlo anche quest'anno, perché l'anno scorso con Gamma mi è andata in un storto, però è andata così. Spero che ci sia quest'anno, ci sono, ho cercato di muovere un po' le mie conoscenze, spero di portare qua un buon pacchetto di piloti, e perché più gente forte c'è meglio è. E niente, la vittoria è stata costruita fin dall'inizio, poi i colleghi, ormai da diversi anni che vengono con lui, quindi ho cercato una bella affinità. L'ho costruita bene finché poi c'era un po' che era un veloce e poi il periodo c'era un po' di umidità, pioveva, così sono riusciti a fare una bella gara e alla fine vinto. Speriamo di far bene quest'anno. Bella questa nota, cioè l'anno scorso ha subito, per la verità, ha subito l'assalto del pilota professionista quasi Matteo Gamma, che quest'anno non ci sarà perché è impegnato un altro campionato, non perché, non è detto, va bene, non è detto. Ecco, la battuta ha dell'incredibile e con le conoscenze che ho dagli amici vari vorrei avere qui tanti piloti, insomma, difficile trovare una battuta del genere. Io credo sempre alla sincerità di Beppe perché è un viscerale, è un personaggio molto appassionato e si dice su Cubignone, sia chiaro o no. No, ma Varese si vince dappertutto perché Cubignone c'ha la sua difficoltà, si crede per me altre difficoltà, e ci sono prove, cioè Varese è buono anche fuori, quindi c'è tanta gente che dice che Varese è bello, tanta gente dice che è una gara stupenda, per me la gara di casa è stupenda, quindi ci tengo sempre a vincere, quindi non vengo qua per aiutare o voglio vincere, basta. Ma sai quello che hai dato prima, la parola grossa, odio, e lo detestano solo chi non l'ha mai vinto, lo detesta chi ci ha lasciato qualche cornino, insomma, su qualche carrello, solo per quello, sai benissimo, assolutamente. Non dimentichiamo tutti coloro che sono transitati hanno vinto, oppure l'hanno solo apprezzato e basta, che l'hanno interpretato bene, ma si ricordano in tutta Europa del Covignoli di Sette Terre, delle prove indimenticabili. Sì, il Cubignone è una prova, cioè, spacca braccia, spacca macchine, cioè, proprio devi interpretarla come prova, cioè, devi prendere un buon ritmo, cercare di essere costante, concentrato, non puoi rilassarti un secondo, anzi adesso diciamo anche più corto, io quando ho iniziato a cuore che la mia prima gara l'ho fatto lungo anch'io nel 97 e sarebbe bello ripeterlo fino a superare problema che comunque, come dicevi prima, si fa tanti morti dentro lì, quindi penso che la prova che è quella che fa più selezione. Sì, sì, sempre morti tecnici, è sempre assolutamente la bomba, ecco. Guardiamo, ecco, l'anno scorso, questo fu l'arrivo dell'anno scorso nella piazza Imbarcadero, la piazza della stazione, e a proposito qui c'è già subito in azione, sta lavorando, guardate, in questo momento è incredibile, Sergio Pugnola nel 79, no, ora c'è il gruppo invece di S di Lario, poco prima c'era Sergio Pugnola con Massimo Maneo, detto Cucciolo, che faceva solo navigatore, perché lui era bravo solo a fare... Era cimola di denari per comprare un vecchio, nemmeno il ben incredibile. Piano piano siamo entrati in argomento, questo Zenicon che è stato protagonista, Calabrini che ha permesso il ritorno sulla Alpe Tedesco, e stiamo infarinando di questa battuta, con queste battute un grande amico che ora ci ha raggiunto e che salutiamo perché è impegnato proprio dalle ore 20 di questa sera una riunione e ha lasciato la riunione per raggiungerci, mentre altre immagini ora parlano dell'Alto Varesotto, della zona. Ecco, pensate, questa è la prova speciale di spettacolo, quando il Laghi si correva con l'inseguimento dei tre giri, insomma, molto bella anche quella, una entrata nella storia. Bene, salutiamo con un grande applauso il nostro grande amico, Giuseppe Bernardi Marpignoni, che è l'assessore allo sport della provincia di Varese, ma parliamo di tecnologia, lui è assessore alla super tecnologia. Grazie Giuseppe per averci raggiunto, assessore provinciale allo sport, lui nel cuore anche i motori. Grazie Beppe, no, soprattutto per te, per venire qua.
fatti, nel rispetto dei limiti poi. Ma la mia presenza è per testimoniare sicuramente una grande vigilanza che l'ente provincia ha per le manifestazioni di questo genere. La settimana scorsa ero qua per un'altra manifestazione importante, devo dire che un complimento per l'amministratore di Laveno, ma per tutti gli altri sindaci che vedo sempre qua presenti, perché in queste aree qua, soprattutto della nostra provincia, ci sono tantissimi eventi, ci sono tantissime manifestazioni che chiaramente raccolgono quel consenso, ma soprattutto fanno conoscere il nostro territorio. La passione per le due ruote a pedale con un cintillo, poi le due ruote a motore e le quattro ruote, chiaramente le auto, non dobbiamo mai dimenticarcele. È un rally internazionale, vedo il 21esimo, quindi anche a chi organizza e si fa carico di una manifestazione di questo genere, lo dire Sabella mi ha contattato e mi ha detto è sempre più dura, però è quello che continuo a dire, che questo momento bisogna rilanciare, quando si gioca poca, non è il momento che diciamo sei in defaianza, rilanci, fai il blef e via. Però adesso a parte la battuta devo dire che i complimenti vanno fatti veramente, perché organizzare un evento di questo genere, portare tantissimi appassionati in un territorio come il nostro, beh, è veramente qualcosa di spettacolare, ma anche io direi da encomiare. La provincia sarà presente, mi auguro anche con qualche piccolo contributo sicuramente. Sapete benissimo, non so se gli altri amministratori hanno già evidenziato come siamo messi in questo periodo, ci manca solo che mettiamo noi qualcosa nelle nostre tasche, poi però bene, a parte la battuta, l'anno scorso so che c'è stata tantissima gente, grande affluenza, un rilancio e far sistema nel nostro territorio, ma anche con le manifestazioni sportive, continuiamo a ripeterlo e ripeterlo. Oggi gli eventi sportivi servono per creare appunto un volano, per creare anche per l'economia locale, non solo locale, qualcosa che deve servire chiaramente per cercare di, diciamo così, in maniera molto, molto piccola, però per cercare di rilanciare questo nostro territorio, per far conoscere, io l'ho soprannominata la Portofino della provincia di Varese, gli altri sindaci magari non mi abbiano un po' a male, ma devo dire che la Vero Mondello organizza tantissimi eventi. Questo è un evento importante, in bocca al lupo e ci vedremo sicuramente per il primo d'aprile. Grazie. Grazie. Stanno facendo per il Rally dei Laghi. Quindi chiamerei chiaramente il padrone di casa che è l'assessore Bianchi. Ripeto, qualche anno fa cercavamo un porto e l'abbiamo trovato in Laveno. Ci hanno subito accolto e devo dire che quando si arriva sul lungo lago, si vedono le montagne, si vede un tramonto, eccetera, ecco, il rally, anche il rally mi guadagna. Per me è un piacere portare gente da Bergamo, dalla Sicilia, l'anno scorso dalla Germania, eccetera, portarli qui nelle nostre valli, sulle nostre strade, sul nostro lago, per fargli vedere che viviamo proprio in un gran bel posto. E quindi un grazie all'assessore Bianchi, chiaramente di rappresentanza di tutto il comune di Laveno. Il comune di Cipiglio ci ospita da parecchi anni con il
persona che è sempre vicina al nostro rally, lo troviamo sempre presente alle nostre presentazioni e alle nostre presentazioni. Grazie. E a questo punto, per accomunare la presenza di questi comuni, un ringraziamento chiaramente alla provincia con De Bernardi. Che ancora adesso a tutti, dal bambino al nonno,
piace vedere. Questo è anche un altro dei motivi per cui quando sanno di Milette, ma perché non facciamo questa cosa, mi ha detto sì, perché no, anzi, facciamola. E niente, ci tenevo a fare questa piccola precisazione, che a questo punto è doveroso anche, sia come ACI sia come SAI, un riconoscimento per spronare noi appassionati, spronare la nostra passione e grazie ancora Sandro. Chiaramente daremo il numero di Sandro a tutti i concorrenti, a tutti gli appassionati, in maniera che quel giorno qualsiasi problema potranno chiamare. Ci sono vicino, lo sapete. Poi sono presenti due gruppi di commissari di percorso, sono quelli di Varese e la 000 di Lecco. Per cui se un rappresentante dei commissari, magari Pioc, storia, poi lui è verificatore tecnico, verificatore sportivo, commissario. Occhio! Ma ringrazio Lecco per essere venuti a farsi un giro, voler essere presenti alla nostra gara ormai da parecchi anni. Grazie a tutti e due. Quante cose ci sono, il
giorno del rally ci sono migliaia di persone, tutte coordinate, tutte che lavorano per un fine, far sì che la gara parta e finisca senza intoppi, che sia una bella giornata di sport. Vi invito a pensare proprio a questa cosa, che cosa c'è dietro una manifestazione come questa, e ripeto, lo si fa per passione. Grazie. Abbiamo presente da Como Giuseppe Perfetti, grazie di essere qui, complimenti. Abbiamo altri componenti, già li conosciamo, dalla Toscana. Stocchetti. Le macchine che sono in Corsaiolo, ma corrono anche le macchine di produzione. Questo è ancora più bello perché non andiamo a cercare proprio la macchina, speriamo che ce ne siano tante, quelle da corsa, ma speriamo anche qualche produzione storica che serve. E per il resto, giustamente, il mio numero di telefono, prendetelo pure se avete bisogno, sono a Monza quel giorno, però posso fare una scappata alla Desma. Un in bocca al lupo a tutti e penso che non ci sia assolutamente bisogno. Mi dispiace di non dirigerlo tutti, la verità, questo è, però veramente me lo proibisco, quindi non posso proprio. Però ripeto, buona fortuna a tutti e mica migliore, come al solito, è l'ultima cosa che c'è. Va bene? No. Vorrei fare una fortuna.